avevano attivato da tempo quella che loro definiscono sorveglianza di vicinato per autocontrollare il quartiere. Tutto dopo l'escalation di furti in abitazioni. Ed è stata proprio questa modalità di azione a sventare un furto in un appartamento nel rione Calenda a Nocera Inferiore. Hanno provato a mettere a segno un colpo in una casa con all'interno una mamma e due bimbi piccoli. Sono state le urla di un vicino a scongiurare l'azione dei ladri di turno. Erano le 19:30 di ieri. Ieri sera per l'ennesima volta siamo stati allertati che si è tentato di fare un furto con delle persone all'interno alle 19:30. Come già dicemmo l'altra volta, i nostri allarmi sono il vicinato e grazie a un vicino, a qualcuno che ha visto questi due individui, uno in macchina, con un passamontagna, così ci hanno raccontato, e uno è saltato nel balcone. La nostra fortuna è stata questa cultura che stiamo diffondendo, che il vicino è mezzo parente. C'erano delle persone all'interno, dei bambini piccoli. Non è cosa buona, pertanto noi invitiamo sempre le istituzioni ad attenzionare queste cose, perché penso che la fama stia diventando alta, pertanto i mariuoli tendono di fare il loro mestiere e noi facciamo il nostro mestiere di cittadini onesti, ci dobbiamo salvaguardare. Voi lanciaste un appello all'amministrazione, chiedeste anche l'installazione di telecamere di videosorveglianza, qualcosa è cambiato? Allora, per onore della verità, l'amministrazione sono venuti ultimamente per fare un giro nel quartiere per le varie problematiche e abbiamo segnalato anche questo, che noi non abbiamo problemi di farci mettere le telecamere. Se li vogliono mettere va bene, ma questo è un fatto che praticamente non va fatto solo a Rione Calenda, da quello che posso capire, ma un po' da tutte le parti, che il fenomeno si sta allargando. Che, ripeto, la fame sta diventando molta. Però questi qua non guardano in faccia chi è operaio, chi è ricco, chi è. Però bisogna avere attenzione. Io quello che dico ai cittadini è che il vicino è mezzo parente, altri sistemi non ci sono. E poi bisogna essere fortunati. E i ladri mariuoli devono sapere che sono anche loro attenzionati.